sono morto. Vabbè. Vabbè. Vi ho lasciato il punto dell'altra volta. Torniamo al punto di partenza e non so se la devo rifare, non la faccio. E la fase. Se no andiamo su un altro gioco e vi saluto. Ti prego, dimmi che non dobbiamo rifare tutto da capo. Invece sì. Quindi credo che tornerò alla lobby e farò qualcos'altro, perché se no vi annoiate a vedere due episodi uguali, vero? Sì, probabilmente sì. La mia città nel frattempo è rimasta uguale perché costa un casino e non... Credo che farò qualche evento. Sto... ok. Ah, ok, serve il secondo... vabbè. No. Scusate, scusate raga. Vabbè, allora, hola gentaglia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare la crepa del mondo demoniaco, suppongo. Perché non ho voglia di farvi fare lo stesso video due volte, essendo la crepa... sì, ciao la crepa. Essendo ritornata alla lobby, come avete visto all'inizio del video. Ok, mi piace. Mi piace. Questo niente, dico davvero, io mi non so più parlare. E ok, evento nella crepa. Dobbiamo risolvere questa cosa il prima possibile. Vai. Nani. Spada laser, suppongo. Ok, qua abbiamo finito. Dai. Ecco, io sono finita senza... Com'è l'altra modalità di tiro? Ok, è più lenta, quindi no. Credo di dover andare avanti anche qua. Vai. Spada. Dai. Su. Ecco, io quando finisco senza energia è un po' un casino. Ok. Dobbiamo risolverlo nel minor tempo possibile. Vai. Continua. Ok. Ok, quindi il boss è quello là. Su. Dai. Oddio, che cosa assurda! È tipo assurdo. Spostarsi. Attaccare e attaccare ancora, perché è di livello 20, ma è bello tosto. Dai, schivare, colpire. Ormai mi sa che non ce la facciamo in tempo per fare. Siamo a metà e ormai il premio grande l'abbiamo perso, suppongo. Oh, usiamo la mossa Z. Per chi conosce i Pokémon sa cos'è. Io finirò per sclerare con queste boss battle. Allora, sì, come presupponevo abbiamo perso il premio grande, però ci possiamo prendere sempre il premio piccolo se lo battiamo subito. Entro i 2 minuti. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh, abbiamo fatto esplodere una spada. Abbiamo anche una spada, interessante. Usciamo. E non faremo anche quella di livello 30, perché suppongo che sia più complicata e non ho ancora i personaggi a livello alto. Ok, punti evento, interessante. Che cosa assurda. Ok, martello, potrei rinforzarmi un po' l'attrezzatura. A questo punto, ok, abbiamo anche questo. Abbiamo anche altri eventi, ok. E quindi...
Abbiamo un bel po' di cosette da guardare, ma le guarderò più tardi. Ora non vi voglio fare annoiare, quindi lo sapete che non so cosa fare. Per ora faremo un po' di explorating del gioco. Ok, qua sono tutti al 35. Allora, lui lo voglio aumentare. Ah, ok, posso aumentare solo il risveglio perché di livello non bastano, suppongo. Infatti non bastano. Però sono bella felice. Allora, continuiamo a raccogliere cose e guardo se possiamo fare qualche dungeon o cose simili. Andiamo a cercare roba da fare. Intanto riceviamo i nostri premi, anche questi. Scusate, vi sto facendo perdere tempo. Allora, 10 fasi torre. Andiamo a fare la torre, dai. Così. Era da un po' che no, è da un po' che non la faccio ora, quindi non so come andrà, se bene, male, forse boh. E vabbè, la facciamo. Credo sia tipo un dungeon. Ok, sì, è uguale. Solo che i nemici sono più facili da battere. Perfetto. Così possiamo andare avanti velocemente. Wow, andiamo, andiamo, andiamo. Ok, quindi è qua il corridoio. Vai, 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 ancora, ancora, ancora. Ok, ora stiamo andando veramente velocissimi. Quindi dai, dai. Poi questo costume è mega carino perché è tipo spaziale. È carinissimo. Vai, 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 vai. Spada dell'infinito. E abbiamo finito anche una fase della torre. Appena distruggo questo coso. Nice. La torre credo che la lascerò per i video di sono tornata alla lobby ho sbagliato e non so più che cosa fare. Ah, perché sinceramente non sto facendo nulla di così interessante, sono soltanto dungeon, dungeon e dungeon. Però vabbè, scusate, il gioco è così e poi sinceramente volevo fare qualcos'altro. Cioè, nel senso, volevo fare la prossima fase, ma come avete visto, è finita male la cosa. La cosa è finita non benissimo. Vai, 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 vai. Ancora finché ci sono i nemici del livello 11, andiamo parecchio veloci. Ok, che cosa c'è dentro i vasi? Niente. Però c'è da dire che l'ambientazione è davvero bella. Sto sclerando in una maniera assurda perché distruggere i nemici semplici è divertente sempre perché arrivi lì e che li hai tipo distrutti e non devi fare praticamente nulla. Infatti avevo fatto solo uno della torre per capire il che era e basta. Allora, io faccio un'altra fase della torre perché sono sicura di farcela entro un po' di tempo. Ok, ecco qua. Vai, entra. 3, 2, 1, via. No. Vabbè, ho una internet un po' pessima. Ok, vediamo già dei bracieri, quindi i livelli si faranno già più complessi. Perché adesso dobbiamo. Ma questo me lo devo tenere, sì. Allora. Uno, due, tre, quattro. Perché non mi riesce? Ora starò tutto il tempo qui. Due.
tre. Allora, questo lo lasciamo qui. 1, 2, 3, 4. Oh, bastava correre un pochino. Anche se in realtà la velocità è la stessa di prima, non importa. 1, 2. Caspita. Allora, questo lo lasciamo laggiù. Poi facciamo 1. Allora, ho scoperto, forse così, 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 così. Perché cadono così veloci? Alcune si estinguono praticamente subito. Allora, queste, siccome durano di più, le facciamo per prime, poi queste per seconde e queste per ultime. Ok, sì, abbiamo capito. Ok, qua non c'era da combattere. Ok, interessante. Non lo rifaremo mai più. E niente, facendo un'esplosione vi saluto. Ciao a tutti!